un lungo applauso, palloncini in volo ed un brano di Cesare Cremonini nell'ultimo viaggio di Antonio Lovino e Domenico Di Nunno, i due 17enni che una settimana fa hanno perso la vita nel tragico incidente alle porte di Canosa di Puglia in uno scontro tra la moto sulla quale viaggiavano ed un furgone di ritorno da una giornata al mare. Una giornata come tante, spensierata, trascorsa insieme, così come insieme li ritrae la fotografia impressa sulle maglie indossate ieri nel giorno dei funerali dagli amici di sempre. Una notizia che ha scosso tutta la comunità di Canosa di Puglia, che ieri si è stretta ed unita nel dolore delle due famiglie fuori all'interno del palasport della città. Dobbiamo ricordarci di non sprecare mai un secondo della nostra vita, ha detto Elisa, sorella di Antonio. Ora pagherei per avere un secondo in più da trascorrere con te, per dirti le cose che non ti ho detto, perché potevo dirle domani. Sei la mia roccia, siamo cresciuti insieme nel cortile, giocando e ridendo. Abbiamo condiviso tutto e non ti lascerò mai, il pensiero di Gaia, cugina di Domenico. A celebrare le esequie, Don Felice Bacco, parroco della cattedrale, che ha rivolto un appello ai più giovani. È stato bello vedervi uniti. Vi siete stretti tra di voi e questa è stata una bellissima testimonianza. Ricordiamoci tutti che il dolore svela il senso autentico della vita.